Buongiorno a tutti gli amici di Sciù Napoletano e Occhio all'Artista da Giuseppe Nappa. Oggi sono qui a Napoli con un grande artista, maestro di pittura, di scultura. Già ne avete sentito di parlare in varie trasmissioni, su varie riviste e non solo, anche in varie mostre, con il grande maestro Paolo De Meglio. Eccolo qui, buongiorno maestro. Ciao, buongiorno ragazzi. Maestro, noi siamo con tante vostre opere d'arte. Iniziamo a parlare di questo bellissimo quadro che rappresenta... Questo io l'ho chiamato l'oro degli uomini, perché alla fine sono tante donne, tutti in oro, e rappresenta proprio che ogni uomo, proprio oro per l'uomo e per la donna. Rappresenta la donna. Paolo De Meglio. Io vi faccio una domanda, a quante mostre avete partecipato? Allora, io ho una trentina di collettive dall'84 ad oggi, quando non di più penso perché ho perso il conto, e ho tre personali in attivo, sempre per Napoli, però una l'ho fatta nel 2010, l'ho fatta al tunnel presso la chiesa di Santa Chiara, e un'altra nel 2011 l'ho fatta a Palazzo Venezia proprio con la cura di Lucia Vecchiarelli e Giovanna Pelleggia, e ho fatto l'ultima mostra, mi sono inventato una cosa nuova. Cosa? E guarda che ho preso un'agenzia di pratica d'auto di un mio amico, misi dei quadri così per appoggiarli. Poi alla fine dici, facciamo quella cosa. E nacque l'arte sotto casa. Benissimo. E fu fatta a dicembre, fine dicembre 2013. E ci stavano anche delle brocche in terracotta dedicate alla violenza sulle donne. Benissimo. Maestro, poi ne hanno parlato di voi in Roma, ne hanno parlato di voi varie testate. E una continua attività anche nel creativo di Paolo De Meglio. Sì, sì, io mi spazio dal figurativo al surrealismo, al moderno. Io lo chiamo, la mia pittura non ha termini giusti, però un solo termine l'ho trovato, emozionale. Benissimo. È soltanto l'emozione, è un parlare con un amico. Dai, sai, mi è capitato questo, a posto di parlare con un amico perché a quel momento non lo trovi, non ci sto. Lo butti sulla tela, un po' di colore, un tratto. L'importante, guarda, è che quando dipingo io non mi interessa, sono pieno di errori, io lo ammetto. Forse mi potrei chiamare pure l'imperfetto, non mi interessa. L'importante è fare quello che tu senti. Io mondo. Vi chiamo l'artista che dà emozioni e sa emozionare. Continuo con, volevo con dire, vari quadri. Scusami, prego. Giuseppe, volevo dire, io ho fatto pure un quadro, sì, dedicato per la Madonna di Zaro. Dalla Madonna di Zaro, se posso. Prego, prego. Dalla Madonna di Zaro ne hanno fatto pagelline. Ah, che bello, la facciamo vedere. Madonna di Zaro. Questo è un quadro 100x150. Poi ho fatto pure un'altra Madonna, la Madonna di Sur Faustina Covasca, supportata da un parroco tramite una mia amica, e poi ho fatto pure un affresco a Solopaca, una cappella del cimitero di Solopaca, mi commissionarono. E poi vedevo questo quadro qui, che io mi permetto... Ah, parliamone di questo quadro, perché è importante. Cioè, a Napoli diciamo, si fa tutto cosa per una firma. Eccolo qua. Cioè, diciamo che io l'ho un po' articolato, un po', diciamo, più, un po' più complicato il titolo, per me è quello. Come scimmie cadenti da un ramo di un albero ai piedi di una donna. E siamo ostaggi di un triangolo nero. Mi scusi il termine, ma è così. È così. Che bello. E invece questo qui... Questo qua rappresenta, abbiamo la rappresentazione, questo, quando ho fatto questo quadro ho capito la bellezza di una donna, non più esteriormente, ma chi si è caso, tutto quanto è bello, basta, tutti trucchi in bocca, una bella pettina, dice bella. Però io dico sempre questo, è talmente forte la donna, è così opposta a noi, che a volte diventa come una virgola, lontana dal nostro pianeta. E quindi, interiormente, a volte può diventare un nostro.
E quindi ecco perché non è bello il quadro, ma è bello il concetto. Tutti i quadri però molto vivi di Paolo Di Meglio, cioè nel senso che io vedo che sono molto colorati, mi piace il colore, mi piace la vivacità e ogni colore ha un suo significato. I rossi, il blu, la spensieratezza, diciamo l'essere gentile, il sognatore, i rossi sono la passione, la sensualità. Diciamo che i miei quadri parlano sempre d'amore. Facciamo vedere anche questo, che mi diceva che era una pubblicità. No, questo qua io non ho mai detto, non ho mai... Dico sempre si deve essere sinceri col pubblico, sinceri con se stessi. Il pubblico deve sapere, questo è un quadro, è un olio, in gergo si chiama tecnica mista, è un olio dipinto su una foto pubblicità. C'era una mamma con un bambino che tranquillo stava vestito, il bambino in braccio. Io ho fatto questa donna al mondo, questo nudo di donna, e ho creato delle situazioni proprio per significare che la donna, la mamma, rimane sempre una femmina, però è legata la sua valore. Si può dipingere su tutto. Questo qui è un cartoncino, anche questo è un foglio di giornale. Quest'altro. Oddio, com'è bello questo qui. Guarda questa espressione di questa donna. Se volevi questa espressione dovevi andare a prendere una tela, ti serviva una tela, una tavoletta non la trovavi più, allora l'espressione ce l'hai dentro e devi dipingere subito, ecco che se c'è un giornale te lo dipingi. È bellissimo. Ti faccio vedere questo qua. Invece questo qua su che cosa? Paletti Night, è su un cartoncino. Su un cartoncino. Rappresenta un po' la situazione della movida napoletana. Eccolo qui, lo facciamo vedere. Eccolo, facciamolo vedere proprio bene. Eccolo qui. Questo qua è del 2015, sempre di Paolo De Meglio. Questo qua è bellissimo, vedere sul cartoncino normale Paolo De Meglio ha rappresentato la sua arte. Oggi racconto una storia, no? Veloce, sì. Stavo al parco con mia figlia, c'avevo gli acquerelli in borsa che dovevo andare a fare un lavoro. Bellissimo. E la ripresi mentre stavo al parco. Questo qua è bellissimo. Qua invece... Siamo a Quisisana, a Capri, un acquerello fuori a Quisisana. Infatti a Capri ho lavorato molto... Molto come? Ho lavorato molto con la movida caprese. Allora vi salutiamo proprio su quest'opera che credo sia proprio l'emblema dell'arte e della passionalità di Paolo De Meglio. Eccolo qui, che ce lo mostra così. Guardate, maestro, una sua battuta su questo quadro, così. Lo so, gli occhi, l'espressione, parlano da su. Ragazzi, questo è un quadro che è stato ideato così. Poi pian piano, cioè, l'immagine come due donne, una sola donna, però a me impostava molto questo quadro proprio per il suo fascino, diciamo. Pure le labbra sono fatte in un modo bellino, il naso. Questo è un quadro molto rappresentativo. Molto rappresentativo. Il maestro Paolo De Meglio, a Show Napoletano, io la ringrazio.